È il secondo castello, dopo la Rocchetta Mattei, che vede allievi e maestri scalpellini protagonisti di un'esposizione che illustra la pregevole tecnica di scultura della pietra arenaria. Un'arte dal sapore antico che affonda le radici nella storica tradizione dei maestri comacini che sul nostro Appennino hanno lasciato la loro impronta. Qui siamo nell'affascinante Castello Manservisi di Castelluccio, sopra Porretta Terme, e fino al 15 agosto sarà possibile ammirare l'arte degli scalpellini di Montovolo. Chi segue Ercole li ha più volte visti alle prese con bassorilievi e tutto tondo, e la qualità è sempre più alta. Noi abbiamo cominciato con questa scuola per recuperare una tradizione che correva il rischio di essere persa. È una tradizione che ha visto gli scalpellini di Montovolo per 200 anni lavorare in tutte le città d'Italia e addirittura anche andare in Egitto come capi mastri all'inizio del Novecento. Si stava perdendo. Noi è 4 anni che abbiamo cominciato a ragionare intorno a questi corsi. Nel frattempo il progetto del PNRR ha interessato proprio la zona di Campolo, Scola e Rocchetta Mattei, il nido degli scalpellini di Montovolo, Campolo è la capitale, e quindi noi speriamo di poter contribuire allo sviluppo del progetto, alla ricostruzione e al restauro della Rocchetta Mattei e soprattutto a far rinascere l'interesse verso quest'arte, perché c'è bisogno di pietra e c'è bisogno di chi la sa lavorare.